le sedute del 24 e 26 febbraio. Legge sulla semplificazione. Attività e programmi del Corecom. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 24 febbraio il presidente della giunta regionale Sergio Chiamparino ha svolto una comunicazione sui ricorsi elettorali seguita dagli interventi di tutti i gruppi consiliari. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno che posticipa al 30 aprile la presentazione della verifica annuale regolarità aree pubbliche, VARA, per il commercio ambulante. Il Consiglio si è riunito anche il 26 febbraio per proseguire l'esame del disegno di legge sulla semplificazione, approvato poi a maggioranza in chiusura della seduta pomeridiana. In una pausa dei lavori d'aula, Ufficio di Presidenza, assessori e consiglieri hanno ricevuto una delegazione di lavoratori della Mercatone 1 e nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno in loro sostegno. In primo piano. Rendere più snella la pubblica amministrazione per facilitare la vita ai cittadini piemontesi è l'obiettivo della legge sulla semplificazione, che tocca numerosi settori della regione, dal commercio al turismo, all'agricoltura, all'edilizia urbanistica, energia, trasporti, sanità, oltre alle disposizioni relative a Expo 2015. Il disegno di legge sulla semplificazione è un disegno di legge fondamentale per il rilancio del territorio, perché sburocratizza e semplifica molte procedure anche per le attività produttive. Inoltre inseriamo le nuove norme sull'albergo diffuso e in termini di turismo, che permetteranno di sviluppare l'imprenditoria turistica, che è uno dei settori di sviluppo del Piemonte in cui dobbiamo investire e che dobbiamo intercettare come crescita economica nei prossimi anni. Crediamo che insieme allo sviluppo dei fondi europei questa misura, questo disegno di legge sia fondamentale per il rilancio del territorio. All'interno della legge sulla semplificazione abbiamo affrontato la rivisitazione della normativa delle aziende alberghiere. In particolar modo abbiamo introdotto la normativa sugli alberghi diffusi, una realtà che sta prendendo piede in Italia e sarà presente anche in Piemonte. Abbiamo col Movimento 5 Stelle presentato alcuni emendamenti per limitare ad alcune specificità marginali, rurali o montane l'albergo diffuso, soprattutto per far sì che le stanze adibite a uso ricettivo non siano più lontane di 1000 metri rispetto alla stanza d'uso comune. Questo è importante perché questo richiede anche l'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi. L'attività di conciliazione del Corecom nelle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni ha restituito ai cittadini piemontesi in un anno 2.200.000 euro, pari a quasi 5 volte il costo complessivo di funzionamento dell'ente. L'anno scorso il Corecom ha ricevuto 5.362 richieste, con un aumento di 542 pratiche rispetto all'anno precedente. Quali sono stati i risultati più importanti raggiunti dal Corecom nell'ultimo anno? Sostanzialmente tre. Intanto la firma del protocollo d'intesa con la RAI per il diritto d'accesso. Daremo voce a chi non ha voce. Secondo, per il terzo anno consecutivo, il Corecom si è inserito con una relazione all'interno della relazione ufficiale dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Quindi molta attenzione da parte della magistratura nei confronti di quella giustizia alternativa che noi rappresentiamo. Terzo, obiettivo di orgoglio. Abbiamo fatto risparmiare ai cittadini piemontesi che si sono rivolti a noi nel 2014 2.200.000 euro. In pratica è 5 volte il costo dell'intero Corecom. Attraverso le attività del Corecom, quindi anche l'Agcom è più vicino ai cittadini. In che modo in particolare? Diciamo che l'Agcom articola le sue attività attraverso i Corecom in sede regionale, in sede locale, e da sempre si è posto il problema di aumentare il grado di vicinanza alle tecnologie e la capacità da parte del cittadino di trovare risposte, sia quando vi siano delle liti che insorgono con gli operatori, sia soprattutto per capire quali sono i suoi diritti. Oggi le telecomunicazioni digitali sono strumenti di pagamento, sono strumenti di comunicazione, la pubblica amministrazione passa sempre più attraverso il digitale ed è ovvio che noi dobbiamo aumentare il grado di consapevolezza. In questo i Corecom fanno un lavoro ottimo.